Allora, siamo qua alla Locanda ai Cappuccini di Mondavio a presenziare questa serata dedicata alla solidarietà, e iniziativa che abbiamo titolato Belli, Buoni, Bravi Insieme, che vede appunto buon cibo e musica insieme. E la kermesse musicale dal vivo è stata proprio aperta dai ragazzi Eleonora e Nicola Imalamurru, e ci volevamo precisare la loro partecipazione assolutamente gratuita, quindi questo è sintomo di assolutamente di un atteggiamento di apertura e di solidarietà di una comunità sana e partecipe. Si sono appena esibiti, quindi sono ancora carichi, e sentiamo subito Eleonora. Eleonora. È stata una cosa, cioè, dovuta, perché siamo di qua, perché appartenere a un luogo vuol dire conoscerne le storie, e una volta che uno conosce le storie non può prescinderne, quindi non è un atto da eroi, è semplicemente essere parte di queste terre, quindi basta, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo contenti. Esatto, quindi il titolo proprio Belli, Buoni, Bravi identifica proprio questo senso di partecipazione, di appartenenza a un territorio, quindi la serata è dedicata a questa raccolta fondi nei confronti di Alex e di questa famiglia di Barchi. La serata è stata anche presenziata dalle autorità e tra breve avremo una piccola intervista, e la location, che tra l'altro aprirà la Locanda dei Cappuccini il 1° di dicembre, inaugurerà, sarà ben contenta di ospitare anche in futuro magari anche gli stessi Imalamurru a nuove serate, quindi io veramente vi ringrazio. E Nico, se vuoi aggiungere qualcosa, visto che anche tu... Anche io sono dotato di parola, esatto. So parlare, ma è stata sicuramente una bellissima esperienza, diversa dalle solite, perché per l'appunto per questa sera avevamo organizzato una cosa più intima, una cosa riadattata, ma molto volentieri ho partecipato, mi ha contattato Elisabetta, esatto. E subito, visto che io sono qua proprio a due passi di Orciano, anche se abitiamo a Milano, però quando torniamo ci piace farci sentire, fare insomma tutto quello che tutto quello che è possibile fare, l'abbiamo sempre fatto, lo faremo e continueremo a farlo. Sono serate che mettono in moto, cioè, siccome la musica non versa proprio in un periodo di estremo benessere, forse ci sta anche bene come popolo che non ha coltivato i propri artisti, però c'è una resistenza e anche una rivoluzione che parte da una situazione di magari sofferenza, e quindi va bene partire da qui, perché si diventa più forti a partire dalle cose piccole. E poi ogni locale che apre con la prospettiva di fare musica live e di curare il proprio territorio è una benedizione, quindi presenti, e penso presenti tutte le band del territorio, perché ci muove i neuroni e quindi ci siamo. Benissimo, quindi ringraziamo davvero di cuore Imalamurru e alle prossime iniziative, grazie.